una commerciante del centro storico di Osimo, ha un negozio di oggettistica, di bomboniere, è una ragazza solare, molto disponibile, veramente sempre col sorriso nel volto, una persona che ama profondamente il proprio lavoro. Ho avuto sempre questa percezione sin dal primo giorno che l'ho conosciuta. Qualche volta ho incontrato anche il suo bambino, il negozio è davvero carino, è un angelo veramente, poi le somiglia tanto, Samuel. Le somigliano particolarmente. Ha fatto la prima elementare, sta facendo, quindi siamo tutti quanti qui in apprensione ad Osimo, la nostra città, anche se loro non sono originari della mia regione, quindi delle Marche. Loro sono abruzzesi, sono trasferiti qui da noi qualche anno fa per motivi di lavoro, ma sono diventati subito osimani anche loro, perché si sono integrati benissimo e il marito fa l'agente di polizia in questura e lei appunto al negozio, sono gente conosciuta, ha un negozio di oggettistica. Sotto Natale aveva lavorato parecchio, infatti aveva detto che non vedeva l'ora di potersi riposare un po' con la famiglia per riprendersi appunto dalle fatiche del Natale. E lei aveva commentato un post in cui c'era scritto che stavano aspettando appunto un gatto delle nevi, uno spazzaneve, ma che ancora non si era visto nessuno e che probabilmente tutto sarebbe andato a finire all'indomani, quindi a oggi, verosimilmente, ma purtroppo sappiamo tutti come è andata a finire la cosa, c'è stata la slavina e quindi ancora non si sa nulla.